Ho aperto questo tavolo, facciamo due o tre misurazioni, vediamo cosa succede qua, perché ragazzi qua. Allora, inserito il coso, vediamo da questa parte si vede meglio, no? Meglio da questa parte. Allora, qua sono i voltaggi, vediamo. Qua, quantomeno, che ho provato con altri cavi, sì, proprio una massa qua. Il fusibile è buono, quindi il fusibile l'ho provato, è buono, quindi questo qua non posso dire niente del fusibile. Speravo che il fusibile, che è più semplice, uno di questi MOSFET o il display, boh. Però comunque è semplice per costare 145 € sta merda qua. Plastica un po' con metallo. Questa ventolina del cazzo da 2 euro. Non riscalda nemmeno. Sì, non riscalda nemmeno. Non è un problema del display. Praticamente lui non riscalda proprio. Ora non so dove prendere una massa di qua. Qual è massa? Aspetta un attimo. Proviamo le masse, vediamo dove è una massa. Aspetta qua, dove cacchio mi metto? Devo trovare una massa. Sì, potrei mettere qua. Vediamo. La metto qui, mi dà una massa. No, non è una massa lì, se metto così. Niente massa. Mi serve una massa, mi serve una massa. Non vedo niente di danneggiato su questa scheda. Comunque c'è anche sotto il display qualcosa che è tutto così. Sì. C'è la cola. C'è una cola e qua è il display. Però qua sotto non vedo niente. Stacchiamo questo display, questo è il connettore. Ok. Ecco, questo è il display. Ok. E qua dobbiamo avere qualcosina. Questi sono i MOSFET. Questo secondo me è il firmware. Il fusibile è buono, l'ho provato, speravo sia quello, però dai, questo è buono. Questo fa bip, quindi il fusibile è buono. Dei MOSFET. Questo è buono. No. Questo è buono. Questo MOSFET è buono. Devo andare sotto i display, ma non riesco. Quando lo accendo, da questa parte si vede un diodo che fa di quello diodo a LED. Sta facendo, vedete? Quindi sta pulsando e quindi non va bene quello lì. Poi questo condensatore. Poi questo, però non sono in conto i condensatori o il trasformatore, boh. Bisogna vedere. Quindi da questa parte il problema. Bisogna vedere quale condensatore o questo.
questo coso di trasformatore. Quindi da questa parte misurando su questo condensatore abbiamo una tensione instabile, 3,9, vabbè, questo qua, no? Questo condensatore è stabile. E andiamo sul trasformatore, quindi qua ne abbiamo 0, 0, 3,2, che va su e giù, no, questo è fisso. E 3,9, questo qua non va bene. Questo qua va su e giù. 3,2. No, adesso è fisso su. Poi abbiamo 2,7, 5,9, 6, 3,2. Eh sì, è possibile che questo trasformatore non è più buono. Praticamente questa scheda da questa parte si può dissaldare, tutto questo pezzo qua si dissalda e metterò un altro, quindi questo secondo me è il problema. The big problem è questo qua, quindi devo trovare un trasformatore più o meno simile. Adesso dopo la riparazione funziona egregiamente, quindi lo facciamo partire, c'è questo qua, accendiamolo e si accende. Perfetto, quindi era quel transistor di potenza che prima pensavo fosse il trasformatore, ma non era lui, nessun condensatore in corto. Alla fine questo transistor di potenza e adesso funziona perfettamente. Adesso devo andare la temperatura deve salire, quindi si vede che sale 33, 34, 35, si sta salendo la temperatura, quindi vuol dire che sono riuscito a ripristinarlo perché tanto €150 non mi veniva di comprare un altro. E non compro più prodotti da Mechanic perché si vede che non li fanno di qualità. Sono belli come aspetto, però qualità diciamo che non è quella che desidera uno che lavora intensamente, diciamo che la usa quasi tutti i giorni. Quindi mi dispiace dirlo, ma Mechanic non farà più il caso mio. Grazie di essere stati con me. Noi come al solito ci vediamo al prossimo video. Thank you.